La crisi dell'impero romano. Con il tempo diventò sempre più difficile difendere i confini dell'impero, sia per la vastità del territorio, sia perché Roma ormai non aveva più una guida forte e sicura. Nel 193 d.C. diventò imperatore il generale Settimio Severo. Lui era il primo imperatore di origine africana. Questo imperatore rappresenta un vero e proprio spartiacque. Da quel momento la carica di imperatore non fu più trasmessa a un erede naturale, a un successore. Era ormai evidente infatti che gli aspiranti imperatori dovevano passare tutti attraverso l'approvazione dell'esercito, o quantomeno di una parte di esso, per poter sostenere una competizione divenuta ormai essenzialmente militare e monetaria. La carica di imperatore quindi non derivava più da una successione parentale, ma da una vera e propria lotta per il potere. I generali dell'esercito cominciarono a lottare tra di loro per potersi aggiudicare il titolo di imperatore. Nel 192 d.C., l'italico militare pertinace riuscì ad acquisire il titolo imperiale, ma solo dopo 3 mesi Vito Giuliano, che era un senatore, riuscì a farlo eliminare e a prendere il suo posto. Contemporaneamente c'erano anche altri aspiranti alla carica di imperatore e tra questi c'era anche Settimio Severo, i quali minacciavano di arrivare fino a Roma e prendere di prepotenza il posto dell'imperatore. Sarà Settimio Severo nel 193 d.C. a compiere per primo questa impresa. Si fece incoronare principe del Senato dopo essersi assicurato la fedeltà dell'esercito. Per l'incoronazione, Settimio Severo entrò a Roma con la sua bellissima moglie, i senatori e le truppe tra l'acclamazione popolare. Una volta divenuto imperatore, avviò importanti riforme militari, dando maggiore potere all'esercito a scapito del Senato. Quindi l'imperatore non gestiva più l'impero per conto del Senato, ma era un unico dominatore che traeva la forza dalle legioni militari. Settimio Severo non solo tolse potere al Senato, ma fece uccidere anche molti senatori. In tutto questo c'era il fatto che l'esercito romano accoglieva ormai molti soldati stranieri, che spesso si arruolavano solo per denaro, indebolendo quindi la compattezza dell'esercito. Infatti, chi combatteva solo per interesse economico e non aveva a cuore il bene dello Stato poteva decidere da un momento all'altro di abbandonare l'esercito. Le tasse e la crisi economica. Per cercare di difendere al meglio i territori, anche dalle invasioni dei popoli barbari, si decise di fortificare le mura dei confini, un'opera però che comportò enormi spese. Ad ogni modo, con la fine delle guerre di espansione, nelle casse di Roma entravano sempre meno ricchezze. Per questo motivo, gli imperatori, per sostenere le nuove spese militari, decisero di aumentare le tasse. La popolazione di Roma, però, era estremamente povera e non era in condizioni di pagare queste tasse allo Stato. Anche i proprietari terrieri non avevano più le possibilità di un tempo. Dopo la fine delle guerre di espansione, a Roma non arrivavano più prigionieri di guerra da impiegare come schiavi nei campi. Questo portò alla mancanza di manodopera e quindi a un impoverimento delle terre. I prodotti agricoli cominciarono a scarseggiare e di conseguenza i commerci diminuirono. Alla fine del secondo secolo d.C., Roma affrontava una vera e propria crisi, che riguardava tutti gli aspetti della vita dello Stato, la politica, l'economia e la società. Gli storici hanno discusso per secoli sulle cause della decadenza e della fine della civiltà romana. Da tempo molti storici ritengono che la caduta dell'Impero romano non sia dipeso solo dall'invasione dei popoli barbari. In realtà Roma era già decaduta da tempo. Se i barbari poterono subentrare ai romani,
fu perché già all'interno dell'impero c'era una crisi gravissima che investiva i principali settori della vita politica. Una crisi di cui gli stessi romani furono gli artefici. Ormai stanchi di combattere, preferivano una vita tranquilla, magari divertendosi anche a vedere gli spettacoli nelle arene. Preferivano quindi godersi la vita, mentre il lavoro pesante, quello umile e l'agricoltura veniva fatta fare agli schiavi. Inoltre, i romani, essendo stanchi di combattere, cominciarono a inserire combattenti barbari nell'esercito. Poco a poco diventarono anche comandanti di questo esercito. All'inizio i barbari furono deportati come schiavi, ma poi molti di loro furono liberati per farli diventare servi o lavoranti a basso salario, nell'agricoltura o nei lavori umili che i romani in realtà disdegnavano. Molti romani sostenevano che era necessario integrarli e dare loro addirittura la cittadinanza. Non era per integrarli, ma in realtà era per poterli comandare meglio. Ormai a Roma la metà della popolazione proveniva dai popoli barbari. Anche i soldati, che erano spesso guidati dagli stessi stranieri che ben presto riuscirono a diventare generali e poi persino messi a capo di eserciti, ma che indubbiamente non avevano di certo l'amore di patria che poteva avere un soldato romano. Anzi, cercavano di creare una propria patria nei loro paesi dove erano stati sottomessi dai romani. Presto gli stranieri, che ormai erano diventati cittadini romani, si riscattarono dalle sottomissioni subite per anni e anni dai romani. Entrando a Roma prima come schiavi, poi diventando lavoratori nei vari settori economici dell'impero, poi addirittura anche nell'esercito e nelle cariche più importanti, poco a poco diventarono sempre di più, avendo così la meglio sui romani. Quello che loro volevano era l'uguaglianza dei diritti, non solo a Roma, ma anche nei loro paesi. E con il tempo i barbari cambiarono l'impero romano, anzi cessò proprio di esistere. Un imperatore messo dai barbari, anche lui di origine barbarica, fu Massimino il Trace. Seguirono altri 30 imperatori stranieri. Mentre fuori dal vecchio impero ormai in decadenza, gli ex barbari fondarono i propri regni, i loro domini e dopo un po' anche il proprio impero. Con il passare del tempo, Roma e l'impero erano ormai diventati terra di conquista degli stranieri, come i Goti, i Vandali, gli Svevi e tante altre popolazioni, tra le quali anche i Longobardi, che scesero poco a poco nell'intera Italia, fondando un regno con capitale proprio a Pavia. Per vedere altri video, clicca sul link che trovi qui sotto nella descrizione, oppure iscriviti al canale.